Vi do il benvenuto ad una nuova puntata di Torsiometro. Ormai lo sapete, è l'unica e la prima trasmissione che parla del mondo delle due ruote senza filtri. Ma prima di entrare nel vivo di questa puntata, un saluto a Filippo Mingardi. Ciao Daniela, ciao a tutti gli amici motociclisti. Prendo subito la palla al balzo da quello che hai detto. È verissimo, Torsiometro, grazie anche a Mr. Helmet, e soprattutto a Mr. Helmet alias Gianluigi Ragno, è senza filtri. Dobbiamo aggiungere, Dani, che è stata seguitissima nelle prime due puntate. Ovvio, era abbastanza facile coinvolgere i telespettatori a casa con degli argomenti veramente come quello di Rossi, ricordiamolo, Rossi versus gli spagnoli, quindi Lorenzo e Marquez nel finale di Valencia. Sono argomenti che hanno fatto parlare veramente tutti, quindi era facile coinvolgere. Oggi, per mostrare anche a chi non l'avesse capito che questa non è una trasmissione che si vuole avvalere del titolo di essere bastian contrario a qualcuno o a qualcosa, andiamo a trattare dei temi diversi al motorsport. E non è che non abbiamo temi da trattare nel motorsport, però per una volta abbiamo deciso di puntare l'indice su quello che è il mercato generale delle moto, il lifestyle del motociclista, diciamola così, Dani. Anche perché cade giustissimo, visto che l'EICMA è appena finito. Vero, siamo appena tornati dall'EICMA, c'era anche Mr. Helmet, ci siamo incontrati con lui anche per definire un po' gli aspetti futuri di questa trasmissione. È stato bellissimo vedere il popolo gigantesco che, se pensiamo alla durata di EICMA, che è pochi giorni, affluisce veramente in maniera smodata al Salone del Motociclo di Milano, che è mondiale chiaramente. E ovviamente guardare tutta questa gente sulle moto fa venire dei pensieri, nel senso che Mister andrà in questo primo blocco, ne abbiamo due oggi, va a pensare a come si comporta il motociclista per strada, cioè come mai ci sono tanti incidenti. Forse il motociclista non è così ben seguito nel suo iter di vita, dal conseguire la patente, cosa si fa per conseguire la patente, quali sono le difficoltà a cui veniamo messi di fronte in quel momento e quali sono le difficoltà in realtà che ci aspettano per strada, che è un po' come prendere la patente della macchina, no? Non ci fa mai fare le prove in autostrada, poi si va in autostrada neopatentati e insomma ci sono dei problemi. C'è questo aspetto che riguarda appunto il motociclismo e poi lui si auspica o può pensare e vuole pensare insieme a noi, a voi a casa, cosa potrebbero fare le case, ma non solo le case motociclistiche, anche le case di accessori, tutto quello che ruota intorno a questo universo per aiutare il motociclista. Come si può aiutare il motociclista a vivere la moto in maniera sana, senza correre troppi rischi, fatto salvo che l'automobilista li stermina? Come si può fare per dare in mano ai motociclisti la cavalcatura adatta senza farli passare da un Piaggio Ciao a un R1? Cioè, ci sono degli interrogativi che veramente ognuno di noi dovrebbe porsi col buon senso, però forse le istituzioni, o come dicevamo prima, le case e tutto il resto, dovrebbero anticiparci e pensare per noi e darci delle soluzioni per noi convenienti e per vivere tutti al meglio la moto. Ogni tanto è il caso di parlare di moto guidata, perché ovviamente prima che rompi palle sono motociclista. Vado in moto, forse male, ma ci vado tutti i giorni quasi. E almeno a me non inclinano le foto per far vedere che piego bene. Detto questo, che le moto non si vendono lo sapete. Di una cosa però voglio parlare prima. Le moto non si guidano. Ogni giorno nel mio tragitto di 84 km complessivi casa lavoro vedo in media due motociclisti per terra. Gli automobilisti non rispettano i motociclisti, è vero. I motociclisti non sanno guidare, però, sia per indisciplina che per incapacità. Non padroneggiano il mezzo e soprattutto guidano moto non adatte a loro, con equipaggiamento spesso non adatto, insufficiente, obsoleto, sbagliato. La colpa di chi è? Non solo di chi guida. Le scuole guida offrono patente a volte facili, è vero, ma lo sappiamo tutti che la patente nella vita motociclistica reale è quella che tu prendi dopo che hai preso il pezzo di carta. È lì nel motociclismo reale che si impara a guidare. Pochissimi sono i corsi di guida veramente appetibili e accessibili che incentivano il motociclista che ha appena preso la patente, ma anche quello che la patente ce l'aveva ma ha smesso per un po', che aiutano veramente ad andare in moto. Le case mettono in campo davvero poche iniziative per rendere attraente una cosa come un corso che il neofita e restivo
fare, perché dopo la patente vorrebbe sentirsi libero e non sentirsi dire ancora cosa fare. Gli sponsor quasi non esistono. L'altro giorno Aikman ha fatto un corso di guida su un ovale sabbioso, sterrato. La Di Traverso School di Marco Belli, sponsorizzata da Pachelo, su moto Yamaha, mi ha invitato. Ovviamente non ho pagato, ma il costo del corso equivalente è veramente irrisorio. Non è per fare pubblicità, ma era per raccontarvi che un'azienda di lubrificanti, che nemmeno sapevo esistesse quasi, che neanche pensavo fosse italiana, e con una moto che è la Yamaha SR400, che è una moto che io non comprerò mai, fatta da Deus perché non è adatta a me, ma è che è adatta a un neo, insieme ad aziende che hanno fornito tutto il necessario, come Dainese, che ha dato casco, guanti, accessori e tutto, ha organizzato una cosa così per diffondere situazioni che non mi sono mai filato, che invece mi hanno visto coinvolto e mi sono anche molto divertito. Io avevo le mie cose, ma devo dire che chiunque fosse andato in pantaloni e maglietta sarebbe stato accontentato per quanto riguarda l'equipaggiamento. Lo stesso è per il corso. La cosa che voglio dire è, l'intento non è quello di fare pubblicità al corso in oggetto, ce ne sono tanti altri e chiunque me li segnalerà vi garantisco che avranno altrettanta diffusione. L'idea era quella di comunicare il fatto che io pensavo di saper guidare. In realtà ho capito nello specifico che tutti noi che viviamo nel conseguimento dell'equilibrio, del grip, dell'aderenza, che quasi sempre lo otteniamo normalmente, non siamo abituati a situazioni in cui la moto è irrecuperabilmente storta. In uno stupido ovale, in una situazione tanto semplice da creare e quindi poco costosa da ripetere, questo succede. In Italia dovrebbe essere obbligatorio creare condizioni così, in maniera accessibile, dove uno perde il controllo e poi impara a recuperarlo. Non per niente i piloti della MotoGP, che sono già bravi, si allenano moltissimo in queste condizioni qui. Invece i motociclisti normali, paradossalmente, no, fanno i birilli e poco più, nonostante i costi, ripeto, siano irrisori. All'estero, paesi nordici, ma non solo, paesi più evoluti, diciamo, questo lo fanno. Da noi le condizioni climatiche sono più favorevoli, non sono poi così male, però le strade, in realtà, lo sapete tutti, sono molto peggiori. E molto peggiori sono anche gli utenti forti, quelli con quattro ruote, molto più indisciplinati. E io per strada, alla fine, conto i motociclisti sdraiati. Ci dovrebbe essere una gara fra produttori di beni e servizi complementari, moto, accessori, assicurazioni, prodotti per la manutenzione, carburanti, eccetera, per finalizzare l'acquisto, fidelizzare i propri clienti con calendari di iniziative così. Sconti sull'assicurazione per chi effettua corsi di guida, incentivo con l'acquisto di pacchetto, fidelizzazione con corsi di aggiornamento, corsi evolutivi dove si impara a guidare sempre meglio per step, magari scoprire anche delle doti sportive, sarebbe molto importante e utile, e invece c'è poco e niente da questo punto di vista qua. Sono osservazioni davvero molto importanti quelle di Mr. Helmet, che dovrebbero sensibilizzare non solo il pubblico ma davvero gli addetti ai lavori. Sì, tutti coloro che vogliono, come si diceva una volta, farsi una moto, no? E il bello di Mr. Helmet è che riesce in pochissimo tempo, pochi minuti, a esprimere concetti, ha una capacità di sintesi, secondo me, di dialettica, insomma, riesce a esprimere dei concetti non così facili, rendendoli veramente semplici e intuibili e capibili da tutti. Quindi quando si guardano questi contributi, secondo me a ognuno di noi dovrebbe scattare in testa: orpo, non ci avevo pensato, oppure ha ragione, facciamo qualcosa. Verissimo, però sai Phil che prima di passare al prossimo contributo ci fermiamo un istante e diamo la linea alla regia. Ben ritrovati amici, anche oggi siamo qui per parlarvi di Remile. Sì, e siamo davvero contenti, siamo orgogliosi di farlo, perché forse non sapete che Remile è un'azienda tutta italiana e pensate che da ben 40 anni sta ridando indipendenza e autonomia a migliaia di persone grazie a questa straordinaria idea, a queste vasche con apertura laterale dal facilissimo ingresso. Finalmente le persone anziane o con difficoltà di movimento potranno dire addio al rischio di scivolare. Riscoprite il piacere di un bel bagno rinfrescante e totale sicurezza. Da
oggi si può. Sì, si può. E che incredibili vantaggi. Per prima cosa, incentivo statale con una detrazione fiscale del 50% per le ristrutturazioni edilizie. E poi continua la grande promozione salute e benessere con il 30% di sconto Remail. E avrete installata a casa vostra la vasca con apertura laterale con soli 149 euro di acconto. E se pensate che i vantaggi siano finiti qui, vi sbagliate. In più, in omaggio, due utilissimi accessori a scelta, come la rubinetteria di grande design o l'elegante colonna doccia. Chiamate subito, perché l'offerta è valida solo per un mese. Vi presento Smart Comfort. Questa è la soluzione più economica. È quella che vi permetterà di mantenere la vostra vasca già esistente. Infatti, i tecnici specializzati inseriranno la nuova vasca Remail con sportello laterale all'interno della vostra vecchia vasca, facendo solo un piccolo taglio di precisione in pochissimo tempo, in sole 3 ore, senza spargere polvere e soprattutto tutto compreso nel prezzo. È un servizio davvero unico. E poi c'è una grandissima novità: potrete averla anche con sportello estraibile, che è perfetto per facilitare l'apertura e l'ingresso negli spazi ridotti. E ora, Francesca, parliamo di questo gioiellino. Si chiama Eterna, la vasca indistruttibile nel tempo con ampia apertura laterale. Guardate che meraviglia. Questa apertura agevolerà l'ingresso a chi fa fatica ad alzare le gambe ed anche ai portatori di handicap. Tutti potranno facilmente entrare e uscire senza correre rischi, perché è dotata di fondo antiscivolo e di una comoda seduta. E non solo, in più potrete inserire l'idroterapia e la cromoterapia. Li conoscete, sono dei trattamenti ideali per aiutare a migliorare la circolazione sanguigna, ma anche a tonificare i muscoli. Quindi avrete il vostro centro benessere a portata di mano. Allora chiamate subito. Chiamate subito e il consulente verrà a casa vostra senza impegno per farvi un preventivo gratuito delle tante soluzioni. E allora ricapitoliamo, ricordate: detrazione fiscale del 50% e 30% di sconto Remail. E in soli 10 giorni dal sopralluogo avrete installata a casa vostra la vasca con apertura laterale con solo 149 euro di acconto. E in più, in omaggio, due accessori a scelta come l'elegante rubinetteria o la colonna per la doccia. Ma il nostro consiglio è di affrettarsi, di chiamare subito, perché questa promozione durerà solo per un mese. E allora scegliete Remail, è un prodotto italiano certificato e garantito. Remail. Ed eccoci rientrati in studio, pronti a ridare di nuovo la parola a Gianluigi Ragno, alias Mr. Helmet Phil, per parlare di il famoso secondo blocco. Prima però diciamo che siamo stati ad EICMA, chiaro, c'era anche Mister, ormai lo chiamiamo Mister, ci siamo incontrati e così diamo una news per chi non lo sapesse ancora: si è trovato fortunatamente, direi, no Daniela, un accordo per il 2016, quindi Torsiometro, che in realtà era stato concepito un po' come facciamo qualche puntata pilota, scusa il gioco di parole, per vedere come va, è andato benissimo, l'abbiamo già detto prima, quindi si è trovato un accordo e Torsiometro continuerà con cadenza quindicinale quest'altro anno. Lo ribadiamo, gli spunti di questo genere come quelli della puntata di oggi saranno in netta minoranza rispetto al motorsport, per oggi ci sembrava giusto andare a sottolineare alcune cose. E come mi stavi dicendo tu, andiamo al secondo blocco, che secondo me, se non è più importante del primo, poco ci manca. Perché? Perché si va a mettere il dito nella piaga di un aspetto veramente avvilente del mondo delle due ruote, cioè che il motociclista debba comprare una moto che, sappiamo tutti, comunque si parte dai 4, 5, 6 mila euro in su, parliamo del nuovo chiaramente, senza poterla provare. Cioè, no? Tu compreresti mai una cosa di quel valore senza poterla vedere, no? Un orologio che costa 15.000 euro non lo puoi vedere. Nel a caso scatola chiusa, come si dice. A scatola chiusa nel caso della moto, senza poterla provare. Ci allacciamo di nuovo a EICMA perché padiglioni grimitissimi, la cosa più comune che viene fatta dal visitatore di EICMA, ma l'abbiamo visto al Motorshow, l'abbiamo visto in tutte le fiere mondiali, è quella di cavalcare la moto da ferma, che sia un Harley Davidson, un R1, selfie, amici, si prova a stare in sella, però è una prova statica che nulla ha a che vedere con quello che ti potrà trasmettere la moto una volta messa in moto, accesa, e non si capisce perché, come dice Gianluigi, come dirà Gianluigi, cioè i concessionari, quelli migliori, quelli più importanti, soprattutto sotto un certo parallelo dell'Italia, si parla chiaramente di isole sud, perché in Emilia Romagna comunque ci difendiamo per quanto ci riguarda, non possono far provare la moto agli utenti. Cioè è una cosa assurda, perché questo disincentiva ad acquistare. Cioè la crisi c'è, ma la crisi non c'è solo perché c'è la crisi, la gente forse vuole cominciare veramente a provare
i giornali parlano delle moto, vanno tutte bene, no? Quindi mettiamoci a sedere sopra, fammi fare un giretto, guardiamo il contributo e lo capiamo meglio. Per quanto riguarda il problema moto, le moto non si vendono, lo sapete tutti, non si vendono anche perché, oltre per i soldi chiaramente, non c'è l'incentivo giusto. E l'incentivo qual è? La prova, le moto non si provano. Io abito a Roma, ma tolti un paio di scooter super vendibili, super venduti, di un paio di marche, un paio di situazioni ben specifiche, storicamente radicate, è quasi impossibile provare una motocicletta. Soprattutto è quasi impossibile provare esattamente la moto desiderata quando questa non è al top dei listini, quando è poco diffusa oppure quando è una moto un pochino di nicchia a Roma. Non voglio immaginare a Bari, a Campobasso, eccetera. Magari ci sono situazioni di isole felici con concessionari compiacenti, ne conosco io stesso molti. In realtà, a parte il nome di qualcuno più o meno noto che va a provare una motocicletta e che quindi viene avvantaggiato, la compiacenza di qualche amico o collega di qualche ufficio stampa, è veramente difficile per un utente normale provare la moto che vuole. E soprattutto dove non ci sono le possibilità che ci sono nelle grandi città, mi riferisco alle isole, al sud o a situazioni con una tradizione motociclistica un po' meno radicata, non tutte sono Emilia Romagna, Lombardia o grandi aree metropolitane. Provate a fare una telefonata e a chiedere di provare un modello qualsiasi, magari uno di quelli non troppo venduti, non troppo modaioli, non troppo di nicchia, non troppo pubblicizzati, che però ci sono nei listini e che spesso le aziende avrebbero interesse a vendere. Se è un best seller non vi serve farvelo provare, vedrete che tanto si vende da solo. Se è una moto che non si vende non è nemmeno disponibile in concessionario, va ordinata. 10, 12, 7, 9, 15 mila euro per una cosa che io non ho mai provato, da ordinare senza il reso ovviamente, come su Postal Market, che infatti ha chiuso. Vetrine virtuali e le riviste con le loro prove tutte molto compiacenti, buoniste e spesso poco oneste non aiutano a fare una scelta, anche perché non c'è niente di più soggettivo di una cosa sulla quale tu sali sopra e devi condurre personalmente. Un esempio qualsiasi, le quote manubrio, sella, pedane non sono uguali per tutti, il feeling non è uguale per tutti, l'esperienza non è uguale per tutti e non ci servono super tecnici che fanno i tempi sul giro per dirci che una moto magari ci fa male il sedere perché ci fa stare in una certa posizione della schiena, è una cosa che possiamo scoprire solo provando. Chiudono anche i concessionari, come Postal Market, meno vendono, meno immatricolano per la prova, poi meno provi, meno compri, meno vendono e poi chiudono. È vero che non ci sono i soldi, è vero che ci saranno sempre i perditempo, i tester abitudinari che non comprano mai, i voyeur, ma è anche vero che non c'è niente di più incentivante per quanto riguarda le moto che provare una cosa e tornare a casa con il desiderio, visto che si tratta di un oggetto emozionale, di poterlo possedere realmente. Non ho mai comprato una moto che non ho provato e in realtà so già che sono molto sensibile alla prova. Con l'eccezione di pochi brand che vendono moto costose molto, le esperienze nella prova di una motocicletta possono essere anche fantoziane. Personalmente mi sono trovato a provare una Maxi Tourer dentro un traffico congestionatissimo, quindi con le condizioni più sbagliate. In alcuni casi mi hanno fatto fare una prova di 5 minuti in cui mi è stato anche chiesto di andare a far benzina perché la moto era a secco. In altri casi personalmente mi è capitato di provare il modello precedente, tanto è uguale, tutte cose qui, tutte cose di questo genere qua. Vi giuro per esperienza, perché ho provato prima di fare questo pezzo, che era una cosa che avevo già in canna, ho provato a fare nuovamente, a ripetere nuovamente l'esperienza, che voi una moto non la provate se non al 20° tentativo e a vari chilometri da casa, e questo abitando dove abito io, nella capitale d'Italia. È chiaro che questo è tutt'altro che un incentivo per un mercato che, nonostante sia in leggera ripresa, continua a soffrire.
le varie manifestazioni, quelle porte aperte, prova, il modello, dovrebbero essere reali, diffuse realmente sul territorio e costanti nel tempo. Chi fa il concessionario dovrebbe avere tutta la gamma possibilmente in prova sempre, o comunque rendere disponibile la prova di un motociclo qualora non ce l'avesse disponibile personalmente, anche a livello di informazione per rendere la prova facile, comunque comunicare un concessionario della stessa rete, insomma rendere realmente possibile e fattibile. Bisognerebbe da parte delle aziende selezionare la propria rete, renderla professionale nel consiglio, nell'assistenza, nelle capacità, non solo nelle riparazioni e nella vendita, anche nel post vendita, nel pre vendita, fare mystery client, che è recarsi in incognito presso i propri rivenditori e vedere se realmente fanno il lavoro che dicono di fare nei confronti dei clienti reali. Le aziende di accessori e prodotti dovrebbero fare promozione reale, non da Milano a Firenze e sotto niente, nelle isole niente. Aziende di moto, accessori, prodotti per la moto, concessionari e istituti assicurativi, la federazione fa qualcosa ma è spesso latitante, poi non si può chiedere allo Stato e agli enti di fare un qualcosa che invece potrebbe essere fatta presto e subito e anche con vantaggi diretti dai privati. Bisognerebbe agire insieme per la prova delle moto e per rendere l'universo moto accessibile a tutti. La cultura motociclistica, la formazione della sicurezza, sulla sicurezza deve essere una cosa normale, deve essere una cosa utile e deve essere anche una cosa bella, attraente. Così come per l'informazione, la cultura, la consapevolezza e l'accesso alla passione sono l'unico incentivo che funziona e vale anche per i motociclisti, che devono imparare a essere migliori e devono imparare a essere i migliori utenti possibili per loro e per gli altri. E chi non impara, non avendo le possibilità, è quasi giusto che cada. Lo dico con cattiveria, però è un paradosso chiaramente. Agli operatori del settore invece dico una cosa, che chi non si evolve è quasi giusto che muoia. Spunti interessantissimi da parte di Gianluigi Ragno, che effettivamente acquistare una moto e quindi investire tanti soldi a scatola chiusa senza poterla realmente provare prima di avere le chiavi in mano, insomma, è davvero un po' castrante, se vogliamo dire. Sì, calcoliamo sempre, anzi per i nostri amici a casa, che qui in studio, uno e due, siamo motociclisti, comunque abbiamo avuto le moto, abbiamo le moto. Per quanto mi riguarda, Daniela, è vero quello che diceva Gianluigi Ragno, nel senso, di solito te le fanno provare quando sei amico del concessionario, cioè quando si sviluppano particolari rapporti con chi vende la moto. Io non ero ancora giornalista al tempo della mia prima moto, ma conoscevo benissimo un concessionario e non aveva problemi a farmele provare. Se le rapportiamo al giorno d'oggi, vedo, non so come la pensi tu Dani, però la vedo difficile che un ragazzino di 18 anni, 20 anni vada dentro a un concessionario, qualsivoglia sia la marca, dica mi piacerebbe, me la fa provare? Mai nella vita te la faranno provare, un po' perché giustamente ci sono i bimbi minchia in giro, quindi quelli che vanno rompono le balle tutto il giorno, poi le provano tutte e poi non ti comprano mai niente. Cioè deve cambiare un po' tutto, secondo me, sia il comportamento da parte dei concessionari e la gente deve essere un po' più seria. Però questo è veramente uno di quegli argomenti, secondo me, molto interessanti, perché tu pensa come cambierebbe il mercato delle moto se l'utente avesse delle giornate a lui dedicate dove si dice vieni che te le facciamo provare tutta la gamma. A questo riguardo noi vogliamo dire che un nostro caro amico, nonché sponsor di alcune nostre trasmissioni, che è il concessionario RZ di Modena Yamaha, per dire, manda delle mail ai suoi clienti e dice domenica proviamo la nuova gamma cross di un certo marchio, vabbè Yamaha, tanto lo si sa che è RZ Yamaha. Queste sono iniziative interessanti, perché una volta che l'hai provata, se hai anche un qualche dubbio, 90% la comprerai.
Beh, poi esistono a dire il vero degli open day appunto aperti al pubblico anche da parte di case, di altre case molto famose. Sono sempre troppo pochi, forse andrebbero magari aumentati proprio per incentivare le persone a partecipare e quindi a smuovere anche in maniera più decisiva il mercato delle due ruote. Sono pochi e localizzati, non scordiamoci le parole di Mister Helmet, sono pochi e localizzati, nessuno sta criticando l'area lombarda, emiliana, si provano le moto, quando si va a Sicilia, Sardegna, giù al sud è difficile, o hai l'amico del concessionario, allora ti fa il favore a livello personale, ma il signor nessuno, Mister X, difficilmente può entrare a provare, quel signor nessuno che difficilmente può provare la moto, difficilmente sarà un utente o un cliente finale, perché non la comprerà. Quindi in conclusione di questa puntata abbiamo fatto focus su due aspetti decisamente molto importanti e molto collegati tra di loro, ovvero l'importanza di avere dei corsi che insegnino a guidare le moto in maniera corretta e la possibilità poi di acquistare la moto potendola scegliere con più consapevolezza. E la consapevolezza è data dal poterla guidare e non solo ammirare, perché va bene che l'occhio vuole la sua parte, però non basta. Non basta, dico l'ultimissima cosa che mi è piaciuta un sacco di questo contributo di Mr. Helmet, ed è questa. Non fidatevi troppo, voi a casa, dei giornali, dei test, perché ha ragionissimo lui, ma che serve andare a provare le varie Yamaha, Honda, Kawasaki, tempone sul giro, la moto, cioè, ma l'utente a casa non è un pilota al 90% dei casi, non stiamo a raccontargli queste balle che non gli interessano niente, tanto se si vuole trovare un video ignorante su YouTube, se lo trova, cioè cerchiamo magari di far vedere la moto vissuta veramente in maniera più umana, guardate ragazzi che questo tipo di sportiva se la guidate 4 ore con la moglie arrivate a casa la sera che siete da buttare via, guardate che quella determinata custom ha gli scarichi talmente aperti che vi assorda, cioè diciamo cose interessanti, non facciamo sempre i fenomeni, cominciamo a dire che se qualcosa non va, non va, perché a leggere i test vanno tutte bene le moto del 2014, per poi arrivare nel 2015 e scoprire che i modelli nuovi, ah, questo sì che va bene, mica l'anno scorso, e l'anno dopo è ancora così, quindi è una grande presa per i fondelli, volendo essere, ok, abbastanza educato, però cominciamo anche noi a sviluppare una coscienza su questi fatti e soprattutto Dani, ti dirò di più, con Mr. Helmet abbiamo in programma, se riusciremo, di fare qualche comparativa, qualche test, non solo di moto, anche di prodotto un po' più umano. Ci sta che qualche modello sia migliore di qualcos'altro, ma si può dire con la dovuta educazione e soprattutto, come dicevi tu prima, bello avere dei corsi mirati a farti imparare le cose basilari che sono quelle di controlliamola questa moto, no? Perché alla prima sbandata, oddio, siamo per terra. E proprio in questo senso forse ci sarà una sorpresa che andrà in onda tra una ventina di giorni. E con questo siamo arrivati davvero al momento dei saluti. Prima però un ringraziamento davvero sentito alla preziosissima collaborazione di Gianluigi Ragno alias Mr. Helmet, senza il quale Torsiometro non esisterebbe e diciamo anche in questo caso le cose come stanno. Grazie Phil per essere sempre qui con noi. Grazie a tutti i motociclisti a casa e anch'io, scusami, ma devo ringraziare tantissimo Mr. Helmet perché hai detto giustissimo, se non ci fosse stato lui probabilmente questa trasmissione non ci sarebbe stata. E allora l'appuntamento è per la prossima puntata, sempre con Torsiometro.